purtroppo c'è il ruttino di mezzo. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Se lo state guardando su YouTube invece benvenuti ragazzi tutti nella chat. La chat di Twitch. Eccoci qua, spero si senta tutto bene, che sia tutto a posto, perché può essere anche che non lo sia. Ci possono essere dei problemi logistici interpretativi, e questo so che nessuno di voi sta capendo cosa sto dicendo, ma partiamo subito, sistemo un attimo una cosa, partiamo alla stragrande, perché continuiamo immediatamente ragazzi. Che cosa cavolo è successo? Praticamente è successo che siamo riusciti ad aprire una porta del castello e quindi a fregare in qualche modo Alcina, ok? È molto importante questa parte qua, ragazzi, della storia, sinceramente, forse anche troppo, perché potrebbe essere la parte finale del nostro passaggio al castello. Quindi che cosa è successo? Ethan si libera, si ritrova da Heisenberg, o come cacchio si chiama, si ritrova nel castello e a un certo punto, ragazzi, deve lottare con le figlie di Alcina Dimitrescu, appunto la signora Dimitrescu, adesso molto probabilmente l'ultima rimasta all'interno del castello, e quindi avremo grossissimi problemi, molti anche. Caffettino e ripartiamo ovviamente a questa stanza di salvataggio che è la Classic. Ah, avevamo fatto quel giochino, abbiamo venduto più cose possibili. C'è ancora lui. Ottimo, pronto a tutto. Cercavo giusto qualcosa per passare il tempo. Voglio vedere un attimino come facciamo di solito. Ah! What? Si può potenziare il cecchino? E qua ragazzi andiamo a capacità sicuro, raga, perché poter fare abbastanza spari è troppo importante. Cioè, come cacchio parlo? Abbastanza spari. Beh, potenza con vero piacere. E capacità, secondo me. Potenza e capacità è un'ottima cosa, ragazzi. Ho delle novità in vendita. Per quanto riguarda... Ragazzi, purtroppo la gente a casa mia fa la cacca e quindi poi devono tirare l'acqua, capito? È nella norma, nella vita. C'è anche questo, quindi se sentite dei rumori è quello. Però a questo punto vorrei anche prendere i proiettili. Non so quanti ne abbiamo, ragazzi, perché non vorrei... Grazie per il tuo supporto. 6. Benvenuto. 6 non basta una cippa, secondo me. Non voglio assolutamente ritrovarmi senza i proiettili del cecchino. Questo, questo? Spero che siano giusti. Perché non vorrei prendere dei proiettili che poi non si ri... Questa è pistola. Pompa, pistola. Pompa. Non voglio assolutamente prendere dei proiettili che poi non si rivelano quelli. Ma sembrerebbe proprio di sì. Sono 6. Al massimo ne abbiamo 6 e tutti caricati all'interno. Ho fatto la cagata. No, munizioni fucile... È giusto, raga. Perché? Mi pare abbastanza corretto. Al più presto. Va bene, tornerò forse in un altro mondo. Allora, per adesso andiamo con la pistola perché... C'è Alcina in giro per la casa, eccola lì. Presto ti pentirai di aver profanato il casato di Dimitrescu. Ma io esco. Profanati da sola, Befana, perché io sono proprio uscito. Ok ragazzi, magari ci torneremo nel castello, adesso non lo so, perché sicuramente qualcosa è da rivedere, ma credo che siano tutte, come si dice... Oh, madonna, mi sono cacato addosso. Penso che siano tutte... come ve lo posso dire... oggetti, oggettistica, gadget, finisco il caffè e ripartiamo. Penso che sia così. Ciao a tutti ragazzi. La sto registrando anche per YouTube. Oggi c'è Resident Evil. Sempre molto scuro il gioco. Ah ecco, oh, c'è stato un cambio di luce. Non vorrei che mi spunta qualcuno sui lati. Mannaggia, che c'è qua? Niente qui, niente qui.
Oh. Ma questo è il pugnale che avevamo letto? Ma to. No! Tu hai rovinato tutto! Il pugnale! No! Oh, scappiamo! Forza! Via! Ora il tuo aspetto mostra quello che sei realmente! Sì, certo, sei un pirla! Bam! Porca troia! Sì, ma Ethan, sei un... se posso dirtelo, sei un po' pirla, eh. Cioè, 2 ore lì ad aspettare. Io non avrei aspettato. E mo? Raga, dove sta? Sento che vola, ma... dove? Non la vedo, raga. Che... perché mi ha chiuso? Mannaggia la puttana! Questo lo dici tu? Oh, l'ho presa! Ah, devo prendere lei! Vediamo. No, 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 no. A me mi devi perdonare. Ma che c'entro io? Fatti vedere, bam! Oh, presa! Raga, bisogna prendere lei comunque. Bisogna prendere lei. Dove cazzo? Wow! Altro che Warzone, raga. Dove stai, Befana? Stai ferma. Bam. Che fa? Oh, 2 volte di fila t'ho presa. Fai poco la sbruffo. Dove è andata? No, 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 no. A Befana. No, 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 no. Dam. Porca miseria, porca. Non è facile, perché devi cercare di... No, io non ho detto niente, Alcina. Sei tu che ti stai facendo il pistolino. Ti intrallazzi con le storie. Che non c'è. Che fai? Ormai tua figlia appartiene a noi! No! In pieno! Secondo me qua me la devo giocare con la pistola, però. Vai. Oh, dove stai? Non mi ucciderai mai! Mai! Ti ha distrutta. Trapanata con la pistola. Oh, le quadate no, eh. Rosa è la nostra ultima speranza. Non la daremo mai.
Rose è la nostra ultima speranza. E vattela a comprare. Ma che cazzo? Non puoi andare da nessuna parte, Ethan. Sophie, non essere timido. Mostrami la tua paura. Ma dove stai? La tua ora. Lancerò fino all'ultimo boccone. No, raga, gliele stavo dando di blu. Forse devo andare dietro i pilastri. Ma non mi fa andare. Ho schivata in qualche modo, non so come. Presa di nuovo. Ma che schifo è. Porco schifo. Maledetta sarai tu. Oh, non ho capito perché ogni volta che killi qualche boss tu devi fare il figo con queste parole, queste frasi buttate lì. Ragazzi, questa era il Cina. Oh, trapanata però. Abbiamo ancora 5 munizie, un bel po' di pistol. Vediamo un po' come siamo messi. 18, qua di meno, però vabbè. Abbiamo fatto un bel lavoro, secondo me. L'ho capito tardi che dovevo colpire lei sopra e non solo il mostro. Però praticamente non è un trucco. Diciamo, per velocizzare la cosa bisognava colpire lei che stava sopra. Per quanto riguarda invece l'oggettistica, ci ha dato appunto il timpato. Spettacolare, ragazzi. Spettacolo. Mi dispiace un po' perché secondo me... Ah, che sederino. Guardate la spina dorsale. Matò. Mi dispiace perché secondo me... ha un gioiello incastonato. Che cazzo... Secondo me è durato troppo poco al Cina. Secondo me... Cioè, era un personaggio iconico e finita. Non lo so, voi cosa ne pensate, cioè, ragazzi? Che cos'ha? Finalmente posso andarmene. Non so voi cosa ne pensate, ragazzi, ma secondo me è stata... Finalmente posso andarmene, parolone, eh? Sì, cioè... Non dico troppo poco, perché non è vero. Allora, ci ha detto delle cose importanti, nel senso che... Questo? È un ponte da tirar giù, forse per il castello. Ci ha detto delle cose importanti, che Rose non la rivedrò mai... E che gli serve per forza Rose per portare a termine cosa, Befana?
Ho finito l'oggetto che mi era stato richiesto. Consegnalo alla casa col comignolo rosso. La troverai dopo aver attraversato le caverne e oltrepassato le rovine. Apriamo. Non c'è nulla. C'è un salvataggio che ovviamente utilizzeremo. Quindi il comignolo rosso. Terminato l'oggetto, comignolo rosso, eh. Ricordiamoci anche questa cosa. Però non so voi ragazzi, ma effettivamente non è che abbiamo, come ve lo posso dire, tutta sta, cioè, no, tanta roba. Allora, tanta roba sì ragazzi, tanta roba sì. Però forse mi aspettavo qualcosa di più da Alcina. Cioè, non dalla boss fight che è stata molto bella, ma proprio a livello di storia. Cioè, già finito? Boh. Non so voi. Magari c'è un altro. Il cesso? C'è un'altra parte che noi non conosciamo, ecco. Mettiamola giù così, però. Qua? E qua manca sempre. Eh no. Qua manca sempre il. Ok, qua siamo a quella parte lì del pozzo. A cosa serve quel coso lì che abbiamo preso, ragazzi? Perché è tutto abbastanza strano. Siamo tornati di qua, possiamo. Ah! Oh, e quindi? Ho dimenticato per forza qualcosa. No, scusate, perché portarci qua? E poi fare. Allora, qua non possiamo andare perché c'è l'acqua, giusto? Vietatissimo. Il ponte credo che sia a questo punto collegato a quelle due corde, ma credo che non si possano rompere. Ok. Abbiamo questa casa qui, il cancello lì che non si può aprire, questa casa qua che poi, oltre al salvataggio, l'unico passaggio è questo. Abbiamo questo passaggino qui che non serve a nulla. Il pozzo del quale non abbiamo questo. Quindi l'unica sarebbe provare a distruggere la porta. Dove sta la porta? Dove cazzo era? Qua? Ah, di là. L'unica potrebbe essere provare a distruggere quella. Oh. Magari col pompa? Col pompa dite che lo rompiamo? Vediamo se magari rompo le catene. Cazzo. Ah, vaffan brother. Ok, andiamo con calma. Andiamo. Spero che. Non credo che ritorni, ragazzi. Perché se abbiamo preso il busto è andata. Ragazzi, purtroppo non credo che tornerà al Cina. Però a cioè, parlandone. Parlandone tra di noi, purtroppo mi sembra sia stata sfruttata poco, visto che era l'immagine. Pesci? Che c'entrano i pesci? Oh, bellissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo. Persi in tenebre eterne, perché ci affidiate alle mani del Padre. Mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce. Nella vita e nella morte rendiamo gloria, Madre Miranda. Oh, altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, noi attendiamo l'estrema luce.
Nella vita e nella morte, gloria, madre Miranda. Ehi, ti ricordi di me? Sono quasi morto in quel castello. Spiegami cosa sta succedendo qui. Come può un uomo essere quasi morto? Solo un saggio può rispondere. Sai cosa intendo? E non ho ancora trovato Rose. Dove l'ha portata, madre Miranda? È troppo tardi! O magari quasi troppo tardi. Verrà offerta in sacrificio. Una vita per una vita. Ma che razza di stronzate medievali! È solo una bambina! Gli emblemi dei quattro casati apriranno il sentiero che cerchi. La pianti di parlare per enigmi. Voglio solo trovare mia figlia. È un enigma solo se non conosci la risposta. Un momento. Mi ricorda qualcosa. Ehi! Ehi, ferma! È il simbolo dell'ombrella, quello. Oh no, ragazzi, è quel cacchio di quadratino che ho trovato. Ho trovato House Dimitrescu. Mi servono House Beneviento, House Eisenberg e House Moreau. Porca trota, era solo una delle quattro parti la falcina. Qua non c'era la chiave. Chiave alata. E che fai, te ne privi? Era, ragazzi, purtroppo era solo una parte, che quella in alto a destra, ne mancano altre quattro. Ma dove le inserisco? No, scusa, ne mancano altre tre. No, ragazzi, ne mancano altre tre, non altre quattro. Sarà tosta. Sarà tosta. Raga, bellissimo il boss, però cioè io continuo a pensarla così. Buonasera, buonasera a tutti belli. Io continuo a pensarla così, poi voi ditemi la vostra qua in chat o nei commenti sul canale YouTube. Però Alcina è stato lo sponsor un pochino del gioco. Il castello è durato pochissimo. Cioè, se adesso è tutta dritta per andare al di fuori del castello, è tutto... Boh, mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più dal Cine e compagni. Non lo so. Cioè, il castello me l'aspettavo un po' più... Che cosa? Chi? Allora, come cosa è molto figa, la prima cosa che mi dà impatto questa situazione qui è proprio che qua devo mettere i quattro simboli e ci sono le varie strade che mi portano a... Ah no, pensavo che qua fosse... Ok, no. Pensavo ci fossero le varie strade che ti portano a prendere un simbolo, invece strada singola. Simbolo dell'ombrella. Serviranno tutti e quattro, non penso che solo uno... Questo simbolo mi ricorda qualcosa. L'ombrellina? Non c'è nulla però che possiamo utilizzare qua. Probabilmente dobbiamo andare avanti e basta. Non penso ci siano piante qui. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Secondo me... No, no, che devo uccidere tutti e poi alla fine ci sarà madre... Madre Miranda è scontato. Volevo capire se appunto c'era qualcosa... Cioè, cosa? Perché non posso spremerlo questo? Cioè, vedete che non... Però probabilmente non ho l'oggetto in questione, semplicemente. Visto che questo contenitore di vetro, c'è un emblema con fiori e spade. È troppo sporco per guardare al suo interno. Posso provare a esaminarlo? Per vedere se... questo simbolo mi ricorda qualcosa. La casata di Dimitrescu, pirla. Dentro c'è un cristallo, sembrerebbe.
Il simbolo dovrebbe essere dei Dimitrescu, se non sbaglio. Però scopriremo, andiamo. Qua intanto ci sono corpi impiccati, ci sono due strade. Mannaggia. Allora io, giocando sempre agli sparatutto, prendo l'high ground. E infatti lo sapevo. Quando mai possiamo trarre vantaggio con l'high ground? Oh! E popolazioni del 2 però, queste urla qua improvvise. Ma che è stato? Qua hanno lanciato un botto di frecce. Ma dite che se a quello gli sparo? Oh, Batman, ma sei scemo? Che problemi ha? No, no, frate, no. Non ricominciamo, eh. Ma do head flushed. Per non dire shot, eh. Grazie, fra. Ah, ora mi date le robe per fare i proiettili. Vuol dire che siete tanti? Donde, donde? Dove stai, fra? Dai, che lo so che sei qua, oh. T'anticipo io, va. Dove stai? Ma che mira di me... Ma tu sei arrabbiato? Al buio ti becco, frate. Dato? Oh. Plaint. Secondo me qua è inutile farlo saltare. Ok, abbiamo fatto l'anticipazius qui. Possiamo tirare giù probabilmente. Ma che pizza che sei, oh. Cioè, ogni volta ci vuole sta manovella. La sblocchiamo o no? Dov'è sta manovella? Sta manovels. Oh, non t'alzare all'improvviso perché ti impazzisco, eh. Allora, vediamo qua. Ah. Ah, dei disegni. Tutti uguali, eh. Però è una sorta di... Strano. Ma che sporco 10 è? E sta a magnavra. No, 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 no. Non ti volevo, non ti volevo... Ma che cosa corri? Scusa. Ma che te corri? Mia, ma è buissimo. Ma la torcia come si accende, ragazzi? Perché? Secondo me c'è un tasto per la torcia. Io non l'ho ancora concepita, questa cosa. Qua c'è il corpo di chi? Ma chi è questo? Fantastico, ok. E sono dei mini labirinti. Questo è chiuso. Davanti ce ne deve essere un altro. Vediamo. Ma non c'è nessun simbolo, eh. Va bene, che simbolo è? Non c'è un simbolo. Bene. Vabbè. Non è qui? Cacarella time. Altare. Oh. Oh. Bene arrivato. Immaginavo che saresti venuto qui. È stato inutile.
Ne sei sicuro? Hai di certo trovato qualcosa di prezioso. Non so se ha valore, ma... Beh, quello che hai tra le mani è proprio tua figlia. Cosa intendi? Prova a guardare un po' meglio. Ma che cazzo? Dentro quel flacone è contenuta la sua testa. No. Ma... Rose... Non azzardarti a dirlo! Non è possibile! Non può essere vero! Lo spirito di tua figlia è del tutto intatto. Possiede dei poteri straordinari. Chi potrebbe mai farlo? Puoi ancora salvarla. Salvarla? Da questo? Sei fuori di testa! A ovest del villaggio c'è un'abitazione dal comignolo rosso. Vai a trovare l'uomo che vive lì. Poi potremo proseguire questa conversazione. Basta perdere altro tempo e dimmi subito tutto! Non c'è nulla che ti obblighi a fidarti di me. Ma hai delle alternative migliori? La scelta è tua. Il cliente ha sempre ragione. Dopotutto. No, ma non è Se stai mentendo, la pagherai molto cara. Che pagliaccio! Ottimo, cercavo giusto qualcosa per passare il tempo. Ti basta la potenza di fuoco? Perché ho 25 delle splendide novità per il potenziamento di armi. Allora, in teoria posso vendere tutta sta roba, ragazzi, sarebbero un bel po' di soldi. 25, 12 sono 37. Madò. E poi comprare tutti i potenziamenti. Sarebbe abbastanza importante, anche perché vedi, resti cristallizzati di alcine, elegante e terrificante. Però di grande valore, non è una cosa che non si dovrebbe vendere. Quindi in teoria... vendo tutto. Non credo che mi servano queste cose qui, sono solo di grande valore. Questo è stato completato e poi una volta completato arriva ad essere di grande valore. Lady Dimitrescu, splendida anche da morta. Con quelle curve, sì... Ma che... Sono in grado di eseguire qualsiasi modifica in cambio di un modesto importo. Qua ci siamo, qua non l'abbiamo mai potenziato. Gli diamo una potenziata. Una modifica così elementare si può fare in un lampo. E la capacità. La pistola possiamo portarla ad un altro livello ancora. Con vero piacere. Incredibile. Per quanto riguarda gli oggetti, 30.000, un'altra valigia ancora più grossa? Parte di modifica del fucile stabilizza la mira, questo sarebbe importante. Però vediamo se riusciamo a guadagnare qualche altro soldo. Una splendida avventura. Ma che diavolo?
Era lei, era madre Miranda che ha portato via la bambina quando abbiamo fatto l'incidente. Era madre Miranda, ragazzi. Oh, l'apre. Lì ci sono quattro ali. È quella lì la casa col comignolo rosso? Ma guarda dove siamo. Ah. Casa col comignolo rosso, aspetta. Sì, qua dietro. E che pare. Come ci arrivo però? Allora, casa col comignolo rosso dovrebbe essere tipo questa? Qual è? È questa. Ma... sinistra. Chiave con lo stemma di ferro, ragazzi. Con due. Sta parte qua. Che peccato che non c'è un passaggio, perché... secondo me è dall'altra parte che dobbiamo andare, scusa. Quindi facendo così, faccio così. Ma vaffa. Con calma, eh. Ciao, fra. Boh. Mica, si è fatto malissimo. Raga, ha fatto un volo lì, ha sbattuto contro il muro, si è fatto malissimo, secondo me. Dammi tutto, va. Stava cagando qua nel cesso, visto? Oh, c'era qualcuno che cagava qui, l'hanno ucciso mentre cagava. Non si fa, ragazzi. Prima mi fai finire di fare la cacca. E dopo, magari. Fai lo sbruffone. Prima mi fai finire di cagare. Scusami, se te lo dico proprio. Questi comunque erano... o sono del villaggio, sicuramente. Papà, fam bro. Ma che chiude. E niente allora. Come lo tiro questo? Ci sarà un modo per... questo sarà da agganciare, ma... con cosa, cioè? Ok. No, qua è... niente. Ok, siamo in officina. Ciao. Guarda fuori dalla finestra.
capisco cosa sia. Quale finestra, fra? Ah, quella. Qua. Se... chi lo sa? Fuori dalla finestra. Cavoli, eppure era la prima... eppure era la prima cosa che mi è venuta in mente, ragazzi. Ma vaffanguliz, 04. Porco due! Infame di me! Raga, mi son cacato addosso malissimo. Malissimo. Entra, entra, vieni dentro e facciamo un barbecue, vieni. Faccio il culo, ti faccio, porca puttana. Ah! Ah! Allora, I 07 04 YM 08. Allora, 07 04. No, c'è qualcosa che non va, aspettate. Zero sette, zero quattro, YM, 08. Perché non ci sta? 0704 08. Ah, YM non c'entrava nulla. Cioè, mi hai fatto potenziare la pistola fino adesso? Abbiamo la Lemi e la M. Proviamola. Sto provando la nuova pistola, ragazzi. Andateci piano, eh. Ce n'è uno lì. Uno lì. No, raga, però non si fa. Merda, si è chiuso. Ma non vale perché mi si è chiuso, infame. Ma vi pare? Ok, siamo ancora lì. Finally. Sì, ce l'ho, frate. Ce l'ho. Che infame di me. Allora, siamo qua. Dice che c'è, che è rosso. Dove, perché è rosso, scusa? Ho fatto tutto. Oh, grazie. Vabbè, effettivamente può servire, perché comunque lo ricarichiamo. Non capisco perché non mi fa usare la manovella. Poporopopo ci sta. È l'unico a usare la manovella sul pozzo. Allora, con calma. Qua cosa ci vuole? Polvere da sparare nel fluido chimico. No, magari quelle le compro, capito? Cioè, queste qua le compro.
Quanti fluidi abbiamo? Sembra un po' una mezza cagata. Ma ce l'ho la manovella. Oh. Raga, ma sta a vedere che non mi ha preso la manovella. Ma no, ma è impossibile. L'ho presa, ragazzi. Dov'è? Qua non c'è. Eccola qua, manovella del Creek. Ma è del Creek. Ma... è del Creek, ragazzi. È di questo. Zio Flanagan, guarda. Ma non ci credo proprio che devo passare lì sotto, fra. Proprio adesso, eh? Tempismo, eh? Ah. Quindi, Comignolo Rosso. Comignolo? No, 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 non vengo lì. Vai tranquillo. Perfetto, casa di qua. Ok. Madonna, raga, che episodio veramente ansioso. Qua ci vuole fucile. Spazi stretti. Nulla. Vaffanculo, va. Consegnali al duca gli ingredienti. Interessante. Interessante. Potrebbe essere... qualcosa di nascosto. Ma la chiave? Fammi entrare. Ok, apriamo anche questa, mamma mia. Vaffan, brother, va. Ok, e anche qui. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. L'unico è tornare a uscire di là. E dove? Ok. Perfetto. Ma tu... wow, uno distrutto con la cecchinata. Carichiamo tutto. Perché se io riesco...
merda si è mosso, vaffa. Ma che cacchio te corri? Corrono, eh? I lupacchiotti qua. Cimitero officina, luogo della cerimonia. Cimitero officina. Luogo... Passiamo di qua. Facciamo il giro. Questo è il tipo che abbiamo cecchinato. Andiamo avanti e siamo in... Che... No, 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 fra. No. Oh, che cacchio c'ha nelle mani questo? Ah, puoi aspettare un secondo? Ma sai, me l'ha andato. Ma così è, te lo dico proprio così. Oh, con calma, fra. Fra, con calma, stai tranquillo. È due e non sei morto. E che cos'è? Ma non è possibile, scusa. Ah, ti ho tolto. Ah. Ho tolto il casco. E basta. Oh. Cristallizzato perfetto. Un Power Ranger era questo. Questo era il Power Ranger grigio. Sicuro. Una nuova tipologia di Power Ranger. Ma è possibile. Ah. Ok. Ciao. Ok. Perfetto. Porta con lo stemma di ferro. E dai. Ulteriore sblocco davvero importante. Qua si può andare anche sopra. Qua troviamo proiettili. Qua la casa si illumina di immenso. Ah! La ruota del pozzo. Ok. Credici, Ethan, credici. Oh, il comignolo. Ragazzi, clamoroso, perché siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Dopo 800 ore, mostri di tutti i tipi. E questo è un cesso regale, non ho capito. Ah, qui ci cagava la gente seria, probabilmente. Ci cagavano di fianco un cristallo per rendere tutto un po' più... Ma ci dovrebbe abitare qualcuno a questo punto, non lo so. Ah. È chiusa. Scusi. Mi hanno detto di venire qui. La vedo male. Tanto male. Signor Worthington. Sono io, la badante. Ah. Ma
non ci doveva abitare qualcuno qua, ragazzi? Cioè, mi ha detto di venire qua perché cosa? La chiave alata è solo un pezzo, sono necessarie altre tre parti per fare... per fargli le ali. Oh. Merda, meglio tornare dal duca. 1 febbraio, sacrificate due capre a madre Miranda. Offerta lana a madre Miranda, mi ha dato un elenco di farmaci e strumenti, incaricandomi di procurarle tutto nei prossimi giorni. Nessun messaggio da madre Miranda, il bestiame è sempre più agitato. Ho ricevuto l'ordine di consegnare tutto alla chiesa nella caverna all'alba. Ma quello che ho visto lì è stato spaventoso. I quattro signori erano lì e madre Miranda aveva in braccio una bambina. Ha sussurrato qualcosa e l'ha toccata. Non so come spiegarlo, ma la bambina si è trasformata in una sorta di cristallo bianco. Non ho potuto evitare di chiederle perché facesse una cosa del genere. Madre Miranda mi ha sorriso e ha detto: questa è la bambina prescelta. Qualunque cosa le accada, potrà tornare alle sue sembianze originali. Dopodiché ha consegnato a ogni signore un pezzo del cristallo in un flacone. E sono andati tutti via. Ho dimenticato di inchinarmi a madre Miranda prima di andare via. Sto ancora tremando. Che cosa ha fatto? Chi era quella bambina? Era Rose. Ogni signore, quindi ogni figlio di madre Miranda, ha una parte di Rose. E probabilmente, se unita, può ritornare come prima? Incredibile. Incredibile. Ok. E quindi... adesso la situazione è abbastanza... bello, però cazzarola. Vigneto. Dov'è che era? Ah, luogo, no, al luogo della cerimonia. Altare, sì, a sinistra, quindi di qua. Mamma mia. Com'è andata? Hai scoperto qualcosa? Ho trovato questo. Ora mantieni la parola e dimmi che devo fare. Non ti agitare. Prima usa quella chiave e trova tutti i flaconi che contengono le parti di Rose. E dove sono gli altri? In totale sono 4. Uno è già tuo, il resto è nelle mani degli altri signori. Signori? Madre Miranda è la fredda e spietata sovrana del villaggio. Al suo servizio ci sono i 4 signori. Hai già incontrato la prima, Lady Dimitrescu. La seconda vive in una valle nebbiosa, la creatrice di bambole Donna Beneviento. Nessuno è mai riuscito a fare ritorno dalla sua oscura e antica dimora. Il terzo è Moro, un abominevole essere deforme che vive nel bacino idrico oltre i mulini. Gira la voce che non sia lui l'unico mostro ad abitare quelle acque. L'ultimo, nonché il più pericoloso, è Eisenberg. Lavora in una fabbrica ai confini del villaggio. A cosa lavora? Io li chiamerei abomini che vanno oltre l'umana immaginazione. Fantastico. Mi piace molto come è concepita la situazione. Arma del mulino
ad acqua. Collezione del maestro, cimelio di Luisa, tesoro nella fortezza, bottino cannibale. Cosa sono? Casa del tesoro nascosto. Dimitrescu. Io direi che la prossima è la bambolina qua. Beneviento potrebbe essere il nostro prossimo obiettivo. Per me sì, ragazzi. La Beneviento. Devo capire come arrivarci, da dove. L'apertura della Beneviento potrebbe essere questa. Se hai veramente intenzione di salvare tua figlia, devi recuperare i 4 flaconi. Voglio farti un grande favore. Ho segnato sulla mappa le posizioni dei signori. Nel villaggio si nascondono molti tesori. Sono certo che ti sarebbero estremamente utili. Perché fai questo? Beh, fa parte del nostro esclusivo servizio di assistenza clienti. Ti prego di tornare qui al più presto. Ragazzi, incredibile. Allora, però scusatemi, qui c'è arma del mulino d'acqua. Collezione del maestro, qui ci posso andare. Anche qui. Oh, che è? Chiuso, il proprietario è sparito. Ma è aperto. Devo entrare dentro sta casa. Di qua non si può. A chi di competenza, vista la prolungata assenza del liutaio, tengo in custodia le chiavi della sua casa. Rivolgetevi a me in caso di necessità. Cordiali saluti, Joseph Simon, giardiniere di casa Beneviento. Porca miseria. Devo andare alla casa della bambolina per aprire questa porta. Eh sì, liutaio. Però magica questa cosa. Cioè, praticamente adesso devo andare alla casa della bambolina, di quel boss lì, prendere la chiave del liutaio, probabilmente, che ce l'ha il giardiniere di quella casa, e venire qua. Qui non so se posso entrare. No, ci sono i cagoni che volano, raga. Che p***a. Ma dove si è appeso? È venito? E basta, dai. Sì, poi? Vaffanbrodo, va. Grazie. Grazie, grazie della mancia. Munizione esplosiva ho trovato comunque. Eccolo qua. Collana di Luisa. Quindi praticamente sono delle... Non so cosa sono. Cioè, potrebbero essere delle cose importanti, come no. Cioè, potrebbero essere anche solo semplici oggetti da vendita, diciamo. Potrebbero essere anche semplicissimi oggetti da vendita. Che vabbè, oh, schifo non fanno. Almeno si vende. E via. Siamo arrivati qua da Pifferolandia. Ma certo, ci sei tu. Trova degli ingredienti di alta qualità e portameli. Pesce alle erbe. 3 pesci, 2 polli. Andiamo.
Per me ho venduto tutto quello di valore senza combinabile. Allora, di valore. Di valore. Di valore, di valore. Di valore, di grande valore. Di valore però combinabile, quindi no. Di valore. Di valore. Di grande valore. Okay. Penso di aver venduto tutto, ragazzi. Vediamo. Secondo me sì. Bam. Ok. Uno. Sì, sì, sì. A posto, dai. Cos'è sta roba? Munizioni esplosive. No. Ma scusa, ma la carne e il pollo sono qua? Ottimo affare. Desideri, ma che sbatta qualcosa? È? Pensavo fossero tra gli oggetti... L'ho visto sotto, la salute aumenta permanente. La salute aumenta di molto permanente. Devo portargli un botto non di roba. Non badare a me. Però sapete cosa, secondo me... Non vedo l'ora di avere i prossimi ingredienti. Lo devo fare off live, off video. Perché qua becco un altro pollo. Qua ancora. Posso fare qualcosa di interessante. Però secondo me è da fare off, perché così è un po'... Ok, salviamo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Io direi che per questa parte qui possiamo anche finirla qua e nella prossima andiamo qui. Da lei, da questa specie di bambolina... Beneviento. Stiamo arrivando. Allora, grazie a tutti per aver visto questo video se siete su YouTube e grazie a tutti quelli che sono stati live a vedere appunto Resident Evil insieme a me e ovviamente ad aiutarmi un pochino, magari dandomi qualche consiglietto, magari spiegandomi qualcosa, però credo di aver fatto tutto abbastanza sciolto, dai. Non c'è stato grande bisogno, anzi, penso di non aver carpito praticamente nulla perché non guardavo mai. Però sicuramente tanta roba. Per quanto riguarda gli oggetti, non mi aspettavo che la carne e cose varie fossero qui. Però adesso controllo bene cosa posso fare. Per quanto riguarda il resto... Abbiamo... La collana di Luisa dopo che la pietra è stata rimossa? Rivelando una chiave, ma che cazzo? Chiave. Che cavolo apre quella chiave? Cosa apre quella chiave? No, vabbè, lo scopriremo comunque nel prossimo episodio, ragazzi. Un abbraccio, un bacione. Bella. Quanta roba.